saluto a tutti i colleghi e ci auguriamo tantissimi emozioni. Un abbraccio, ciao! Grazie di essere venuti, giunti per questa tappa di un appuntamento particolare, si chiama Special Day ed è una storia di vita in realtà, anzi tante storie di vita che vi racconterò insieme a tanti nostri amici, alcuni qui presenti, altri avete già visti, Tiziano Ferro per esempio, o Yuri Chichi, e quindi campioni dello sport, dello spettacolo e in generale persone pubbliche che hanno qualcosa da dire, e sono messaggi che noi cercheremo oggi di condividere insieme attraverso appunto delle storie di vita molto particolari. Special Day oggi a Latina vive la sua terza tappa, abbiamo già incontrato tante persone nel Lazio, in particolare in altre città, provincia di Latina, provincia di Rieti, e questo nostro viaggio continuerà anche nelle prossime settimane. E poi a partire dal 6 febbraio Special Day diventerà nazionale, e cioè andremo a portare queste nostre testimonianze, queste nostre storie di vita anche in tante altre città d'Italia, Palermo, Cagliari, un po' in tutta Italia. Ecco, è un viaggio il nostro, come vedrete insieme, non è un viaggio di quelli, come dire, pesanti. Abbiamo abolito scrivanie, abbiamo abolito convegni, discorsi pesanti, ma insieme invece andremo a vivere, dicevo, delle storie particolari, tutte legate però a un elemento che è un linguaggio universale, un linguaggio comune che noi tutti conosciamo e che conoscono in particolare alcuni atleti più presenti, e cioè il linguaggio universale dello sport. Cercheremo cioè insieme di capire come attraverso la pratica dello sport, attraverso ciò che lo sport insegna, è possibile spezzare i pregiudizi, tanti pregiudizi, e in particolare quelli che riguardano la diversità, la disabilità, e cioè l'impossibilità di alcuni di noi di fare alcune cose e altri invece di farne altre ancora. Vedremo come tanti ragazzi, tanti di noi, riescono a migliorarsi nella vita, e questo è il vero insegnamento di Special Day, proprio attraverso lo sport. E allora abbiamo visto i nostri testimoni, i nostri campioni, e attraverso il viaggio di Special Day abbiamo tanti amici veramente che ci sostengono, ci aiutano e collaborano con noi, la Lega Calcio, la Lega Basket, la Serie A, Serie B, come le tante maglie che abbiamo raccolto l'anno scorso nel nostro giro in tutta Italia. Qui è solo un campione di queste maglie, abbiamo purtroppo anche di qua da Lazio, l'abbiamo totalmente da Roma. Questa è la maglia di Totti, va bene, che rimane il marchisio. Per vivere questo piccolo nostro incontro io devo fare dei ringraziamenti. Il primo ringraziamento è quello da fare a voi, alla scuola, quindi a Marconi. E in questo caso vi chiedo di farvi un applauso, va bene, a tutti voi. Grazie veramente per averci invitato e per aver accolto il nostro invito. Per questo ringrazio in particolare la dirigente scolastica, la professoressa Elsa Scarabello, grazie, la chiamerò tra poco, tra pochissimo, e faccio anche un saluto. Grazie. Ringrazio anche il dirigente amministrativo, il professor Gavenza, e non so se è presente, tanto lo ringraziamo, forse ci raggiungerà più tardi. E ancora i ringraziamenti ai docenti di questa scuola, in particolare ai docenti del Dipartimento di Scienze Motorie, che ci hanno aiutato a mettere insieme questa giornata e questo nostro incontro. E ringrazio a tutto naturalmente il personale scolastico che ci ha aiutato ad allestire questa sala e questo nostro incontro, e poi ancora altri ringraziamenti. Devo ringraziare i tecnici e poi i tanti atleti più presenti. Comincio dai nostri atleti amici particolari di Special, comincio dai ragazzi della Diaporata Nuova Era, ciao ragazzi, e ragazzi di Centro di Uni, vi conosceremo tra poco, ringrazio davvero tantissimo gli amici, i ragazzi, i dirigenti tecnici della Benavista Basket, grazie ragazzi, è presente insieme a loro anche il presidente della società, il cavaliere Lucio Benacquista, grazie presidente. Uno dei nostri amici più importanti in questo viaggio è il Coni, uno dei nostri partner, e ringrazio qui presente il delegato provinciale Patrizio Magari, grazie Patrizio, vediamo tra poco.
anni, che è quello che sta accadendo oggi, con questo normalmente un rapporto fotografico di oggi. Ma cos'è Special Day? Abbiamo già un po' detto, abbiamo detto attraverso le mie parole, lo vedremo attraverso quello che sentiremo e che vedremo. La mission di Special Day è semplicemente uno, l'abbiamo detto, cioè spezzare il pregiudizio. Come diceva un nostro caro amico di studi, Albert Einstein, è più facile spezzare un albo che un pregiudizio. Ecco, questa frase che lui ha detto, che noi abbiamo raccolto per iniziare questo incontro, ci aiuta a capire quanto sia difficile a volte abbattere le barriere mentali, quelle che sono le nostre teste, purtroppo. Insieme vedremo che invece, però, attraverso esperienze, attraverso la conoscenza di amici speciali, è davvero possibile abbattere queste barriere e invece trarre tanta forza per la nostra vita quotidiana, e quindi quelle difficoltà che a volte ci sembrano insormontabili invece sono alla fine delle difficoltà quasi semplici da superare. E allora entriamo dentro il mondo di Special Day. Io lo voglio fare facendovi vedere qualcosa che è sempre davvero molto toccante quando lo facciamo vedere, perché è un po' da qui che noi iniziamo a spezzare il pregiudizio. È da quando nasce una nuova vita, è da quando si ha l'incontro appunto con qualcosa che può cambiare la nostra vita. Prego. Gli amici che ci seguono, ma anche le persone che ormai hanno imparato a conoscerci in tutta
tutta Italia. Ecco, abbiamo eletto al nostro esempio di forza, cioè di persona che ha saputo affrontare e che affronta ogni giorno con coraggio le difficoltà della sua vita, insegnando tanto, tanto ai ragazzi, ma un po' a tutte le persone che incontra, addirittura viaggiando nel mondo, andando nelle scuole. Ecco, questa persona si chiama Nick. Nick, vedete, è una persona particolare, è una persona a cui la vita ha riservato tante difficoltà, quindi è partito un po' eretica, cioè ha avuto dei problemi, lo vedete, ma davvero lui è un maestro di vita e cerca di insegnare alle tante persone che incontra ogni anno come è possibile trarre forza e coraggio ogni giorno dalla vita. Allora, vediamo Nick cosa fa e cosa ci può insegnare. Thank you.
Ecco, Nick si è arreso davvero davanti a nulla. Ha visto come abbraccia il suo bambino, non ha le braccia, ma quel maglione che cinge lui e il bambino è davvero un segno di grande amore, un segno che tutto si può fare con la volontà e con la forza, e quindi guai ad arrendersi, non arrendersi mai. E il messaggio di special day è questo, e noi lo facciamo attraverso lo sport. Per chi ha seguito soprattutto e chi segue il Paralimpiadi, per esempio, trova esempi eccezionali di atleti, di sportivi che a volte, anzi spesso direi, ci fanno delle performance superiori, migliori, più forti, più belle degli atleti cosiddetti normodotati. Ecco, quello è un esempio straordinario, che per fortuna negli ultimi anni ha trovato anche grande spazio di media, e quindi ci viene finalmente posto all'attenzione nella maniera giusta. Quindi è quello il momento in cui le barriere davvero cominciano ad essere abbattute. E allora, io vi ho detto all'inizio dei ringraziamenti, poi noi proseguiremo con questa nostra giornata, mattinata in realtà, di Special Day, che è divisa in due parti, una parte nostra, che ha chiesto di stare un po' insieme, di introduzione, poi nella seconda parte ci sarà invece la partita, l'aspetto agonistico, ci trasferiremo in un'altra parte della nostra, della vostra scuola. Io volevo comunque ringraziare davvero ufficialmente la scuola e chiamo qui per un saluto la vostra dirigente Esther Scarabello. Buongiorno e tante grazie. Non è facile intervenire dopo la visione del video davvero, davvero toccante, ma sicuramente molto eloquente in tutte le parole che noi possiamo esprimere in questo momento. Oggi l'Istituto Marconi ospita l'evento Special Day nell'ambito della manifestazione dell'Associazione Special Olympics, e devo dire che siamo stati, non ho avuto esitazioni quando l'Associazione Locale di Latina, tramite la professoressa Pisano, mi ha proposto questa iniziativa. Non ho avuto esitazioni perché mi ha colto immediatamente il tanto valore, non solo educativo formativo, ma soprattutto lo spesso umano, insomma, in cui si collocava l'iniziativa. E quindi devo dire che il Marconi è davvero lieto e anzi orgoglioso di condividere insieme a tutti voi e anche al territorio, alla comunità, questo genere di manifestazioni. Perché? Perché la scuola è una comunità educante, è un luogo di vita dove l'inclusione è il faro che guida ogni nostro intervento, ogni nostra azione. Nella condivisione e nella convinzione forte e ferma che la diversità è una ricchezza, è un'opportunità. Quindi il messaggio di oggi è proprio questo, quello di naturalmente lo sport ce lo insegna, è lo strumento sicuramente, come dire, migliore per farci capire che ogni persona è unica e irripetibile e che le abilità sono diverse, per cui la diversità è una ricchezza, è una potenzialità che noi dobbiamo sicuramente evidenziare e la dobbiamo considerare appunto potenzialità e ricchezza e non limite. Io ringrazio, ripeto, naturalmente tutti voi che siete intervenuti. I protagonisti di questa manifestazione innanzitutto siete voi, sono gli atleti e sono gli studenti, in particolare gli atleti dello Special Olympics, che ringrazio e sono davvero orgogliosa che voi siate qui, naturalmente gli studenti dell'Istituto Marconi e gli atleti della Benacquista. Voglio ringraziare naturalmente tutte le persone qui presenti, in particolare i nostri ospiti, il dottor Fabrizio Mangari del Capo CONI, cominciando e gli atleti naturalmente della prima squadra, il professor Alfonso Mazzullo, delegato provinciale della Federazione Italiana Badminton, nonché tecnico nazionale di Special Olympics, e naturalmente la vicepresidente proprio di Latina di Special Olympics, e naturalmente il nostro moderatore, il giornalista e promotore Fabio Benvenuti. Un ringraziamento naturalmente particolare però anche a tutti noi, in particolar modo al Dipartimento di Scienze Motorie, a tutte le docenti.
che hanno collaborato, alla professoressa Pizzaro che si è fatta coordinatrice, alla professoressa Mazzucco che coordina il Dipartimento di Scienze Motorie, al professor Paglia. Ah no, ha rialzato la mano, professore. Eccolo. A tutti coloro che in ogni caso si sono attivati per la buona riuscita di questa manifestazione. Io non voglio dilungare, di nuovo, sono davvero lieta di vivere e condividere con voi questo momento. Adesso continueremo la parte, come dire, più istituzionale qui in aula avanti, e la seconda parte invece sarà probabilmente anche più accattivante, con l'esibizione della partita di basket. Lo ha già detto il giornalista, questo evento Special Day si colloca nell'ambito della settimana del Basketball Week, no? Una settimana che si avvierà il 26 novembre, una settimana europea, si avvierà il 26 novembre e terminerà il 4 dicembre, che coinvolge 35 paesi, mi sembra. Quindi dei numerosissimi atleti con disabilità intellettiva in mondo. Bene, io mi fermo qui perché la manifestazione sicuramente è ancora molto ricca. Grazie di nuovo per la presenza e buon Special Day a tutti noi. Giochiamo vicino a noi anche Fabrizio Morgani, prego, che è il delegato provinciale del CONI. Sono un po' emozionato. Lo siamo tutti. Mi associo ai ringraziamenti della dottoressa Scarpello, la quale ci accoglie qui con grande entusiasmo. Le motivazioni del corpo docente di questa scuola sono rilevanti, ci hanno sempre accolto con entusiasmo, passione, professionalità, educazione e tanto. Questi sono i veri valori dello sport che noi prediligiamo. Moralità, onestà, trasparenza, queste sono le cose belle del nostro mondo. Dare a tutti gli studenti le chiavi del futuro, questo è il nostro mondo. L'Istituto Superiore Guglielmo Marconi ha compreso appieno la funzione della scuola, quale la crescita culturale e formativa dei suoi allievi. Molte sono, scusate, io non ho la preparazione culturale della dirigente di questo magnifico istituto, per cui sono costretto a raffrontarmi in qualche cosa e prepararmi. Molte sono le iniziative nazionali alle quali aderisco, per esempio quella di dare agli studenti un'idonea formazione digitale, progetto al quale hanno aderito oltre 50 istituti scolastici. Quindi questa scuola è il fiore all'uccello della nostra città e credo anche in campo nazionale sia molto, molto tenuta in altissima considerazione. E noi la ringraziamo con continua a mandare il progetto di sensibilizzazione dello sport per l'Italia, che coinvolgerà gli studenti di 14 città italiane, valorizzare lo sport come strumento di integrazione e dialogo, sensibilizzare e promuovere la cultura come stile di vita. Non voglio tediarmi ancora per le mie chiacchiere, forse inutili, però sono anche io oggi molto emozionato. Grazie a tutto il corpo docente, complimenti agli atleti, alla dottoressa, a tutti i miei figli, sono le vostre iniziative che coinvolgete e noi io ne sono orgoglioso di
far parte di questo magnifico mondo della sorte che mi ha donato. Grazie a tutti. I am about to say the World Summer Games
anche famiglie, sono anche noi stessi. Siamo arrivati a Los Angeles attraverso una raccolta fondi, da quello che noi chiamiamo l'otto al campione, cioè tanti amici che insieme consentono agli atleti di tutto il mondo di trovarsi in un certo punto, in una certa data, per divertirsi e non per competere. Come avete visto lì, l'unico scopo è quello di stare insieme, di divertirsi e di migliorarsi insieme, come diceva Teodora Lera. E una cosa da aggiungervi. Ecco, questo è Special Olympics, questo è quello un po' che fa Special Day, cercare di trasmettere questi messaggi e questi valori. Ma allora, solo brevemente, la prossima tappa degli Special Olympics, campionati mondiali invernali, giusto? In Austria i ragazzi si stanno già preparando, noi saremo nel 2017 a febbraio per i giochi mondiali invernali, perché ci sono gli invernali e gli estivi, e quindi noi saremo in Austria per disputare proprio gli invernali, dove ci sono quasi 10 discipline sportive, per cui ne abbiamo, i ragazzi si stanno preparando. Di latina non parlerà nessuno quest'anno, perché noi non avendo la neve. Però del Lazio sì, siamo parlato del Lazio che partiranno. Sì, sì, abbiamo tutti e tre i anziani che al Ternitino si allenano e partiranno per Lazio. Bene, allora, prima di conoscere un po' i nostri atleti e poi di darvi salutarci e darci l'appuntamento per la partita fuori, noi abbiamo voluto così farvi vedere un altro piccolo video, breve, lo vedremo adesso. Domenica, sapete, c'è il derby di calcio Roma-Lazio. Ecco, noi abbiamo voluto raccogliere un video su questa partita. In realtà l'abbiamo visto da un nostro punto di vista particolare. Vedrete che derby è e vedrete che tipo di messaggio c'è in questo video. Un video, tra l'altro, ha vinto anche tanti premi proprio per le caratteristiche davvero umane, particolari, che riescono a trasmettere i giovani ragazzi che interpretano questo video. Ecco, questo momento che vedete adesso raccoglie un po' davvero in maniera eccezionale lo spirito di Special Day. Prego, Romazzi. Scusa, vabbè, io sono andata così, mica è colpa mia, ma che te credi? Avete voluto fare così?
No, ma adesso nemmeno. Allora, ho solo due. Sempre di casualità, allora, se no c'è un fratello che da pure tu dici. Forse sì, c'è ragione, meglio me lo alza. Ecco, bravo, ha dato detto un dopo e mezzo, sei brutto, ma come piace, ma te vergogno. Se c'è qualcosa in cogna qua, quella si vede. Io? E te ne vedo la vergogna, scusa. Ah, moglie di pure? Beh, certo, dimmelo. Ma vabbè. No, non vuoi sapere moglie. Ma te che? Dimmelo, te ne vergogna perché sei da Alassio. Chi è? È una pilota, cioè. Alassio, perché sei da Alassio? Sì, mi sto da Alassio. Quanto la mi piace mai? Non so se in giro con la Alassio. Vabbè, ma questo è il problema. Perché ti fai dopo? Vabbè, perché io stavo in casa. Adesso dato che abbiamo atleti che si
Maurizio Polenta. Abbiamo Ilaria. Ilaria. Chiara. Ilaria, Chiara. Alessio, noi ci chiamiamo tutti per nome, io sono Maria Rosa. Allora, i nostri ragazzi sono, scenderanno in campo insieme ai nostri atleti e so che c'era una sorpresa per loro, perché avrete, scenderete in campo tutti con una maglia molto molto particolare che la dirigente scolastica ha deciso e ha comunque deciso di regalarvi. Allora, maglia ufficiale di European Basketball Week, per chi scenderà in campo. Vedete, state qui con noi. Eccoli qua. Bravi. Applauso, applauso. Grazie. Eccoli qua. Fermatevi qui. Sulla base. Perché adesso si rafforza. Due cose sulla European Basketball Week, insomma. No? Abbiamo detto che è la settimana in cui in Europa si realizzano delle iniziative attraverso la pallacanestro volte a sensibilizzare ovviamente le opportunità per la disabilità intellettiva, quindi aumentare le opportunità per atleti con disabilità intellettiva. E nella fattispecie è stato chiesto, quindi ormai siamo giunti alla 12ª edizione della Basketball Week, di realizzare una serie di percorsi, quindi io sono direttore tecnico nazionale, che possono essere attivate in tutte le scuole italiane, quindi in tutte le manifestazioni, queste cose, inclusive, dove si darà conto quindi attraverso dei percorsi che infatti svolti in forma integrata, giocherete tutti quanti quindi in questi percorsi di avviamento, di promozione allo sport e dopo realizzeremo delle partite di Unified Sport perché Special Olympics attraverso al loro interno per tutte le discipline sportive che propone i programmi sportivi integrati. Quindi un metodo come quello di Special Olympics è un metodo inclusivo, sicuramente può essere utilizzato all'interno delle scuole. Benissimo, benissimo, grazie. Allora, benvenuti qui, perché mi sta questo dunque. Ok, allora, in realtà non lo facciamo per motivi logistici, i ragazzi che hanno preso le maglie, adesso hanno anche un piccolo regalo per i ragazzi che hanno dato le maglie, quindi ai ragazzi del Marconi, un piccolo zainetto, facciamo vedere, poi lo diamo, va bene, quindi ci impicciamo le maglie, eccolo qui, quindi c'è un altro regalo, va bene, per i ragazzi del Marconi da parte dei nostri amici ragazzi del Cattolino. Ecco, adesso invece io volevo chiamare qui, accanto a me, prima di chiamare gli atleti, quasi i nostri figli, cittadini del basket, volevo chiamare qui accanto a me il presidente della Benacquista Basket Latina, che è Ferruccio Benacquista. Grazie alla tua presenza e alla vostra presenza. Tra poco vi avremo anche gli atleti tanto coperti, che la Benacquista, li avremo anche noi, gli altri non sono più alti, anzi facciamo per dietro magari. Allora, Presidente, da lei, intanto la ringrazio e un saluto a questa scuola che sta ospitando la Special Olympics. Io sono anni che vengo a questa festata, una Special Olympics. E ogni anno che vengo sono sempre più emozionato. È un piacere stare in mezzo a questi ragazzi speciali. Devo dire che frequentando loro si diventa piccoli così, perché si vedono i sacrifici che fanno questi ragazzi per dare questi risultati, arrivare fino ai campionati del mondo. Io voglio dire che è una giornata meravigliosa alla quale io devo partecipare con i miei atleti ogni anno e ringrazio la Presi che ha dato questo bel locale per fare questa manifestazione, farci trovare tutti quanti insieme a festeggiare questa giornata speciale di gente speciale e sono felice di essere qui. Grazie di avermi invitato. Grazie, perché anche voi siete speciali, nel senso che
e non solo, oltre a portare in alto il nome della nostra città a livello sportivo davvero in tutta Italia. Per questo io volevo che fosse il presidente Berardista a fare una premiazione speciale, a premiare un nostro grande atleta, a premiare un atleta di questa scuola. Ecco, allora presidente, vorrei che tu premiassi Matteo Gabotti, che è un nostro atleta di basket, eccolo qui. Gioca nella Lazio, è di questa scuola e è uno straordinario atleta, autore di Matteo. Bravo. Complimenti, anche Matteo considera Thank you.
benissimo dall'altra parte, oltre alla partita di classe, dove avevo anche il piacere di premiare gli atleti della bella acquista che avete qui visto, che sono stati davvero straordinari ad essere presenti qui, come non solo in tante altre occasioni, che avevo il piacere, ragazzi, di premiarvi sul capo per quello che state facendo, per la vostra presenza e il vostro contributo. Ancora un applauso ai ragazzi della bella acquista di questo impatto. Grazie ragazzi. Allora, io non mi resta che salutarvi, ringrazio nuovamente l'Istituto Marconi per questa grande ospitalità, la vostra dirigente, voi tutti ragazzi, e vi lascio, però seguite, c'è un'altra persona, un'altra testimonial che aiuta Special Olympics in tutto il mondo, è una grande cantante che ha voluto scrivere e cantare naturalmente questa bellissima canzone che è scritta appositamente per Special Olympics e che è dedicata proprio agli atleti di Special Olympics con cui Avril Lavigne lavora e diciamo interagisce ogni giorno, quindi ha voluto fare un regalo a tutti noi, a tutto il mondo con questa bellissima canzone, quindi io ve la lascio, dopodiché alla fine ci alzeremo e andiamo tutti dall'altra parte. Grazie ancora a tutti, a presto, vi ricordo la pagina di questo video, grazie.
Gianmarco, è stato un piacere rivederti, Gianmarco. E mi perdonino se io ho degli impegni. Salutare, ciao, grazie. Presente, tu sei. Ciao, faccio un aiuto in questo mondo. Mi sono fatto vecchio, no? E poi le emozioni. Molto toccante, emozionante. Veramente siamo lieti oggi di condividere. Emotivamente forte. Fondamentale mandare un messaggio ai ragazzi, perché da qui che nasce la vera inclusione, nasce nella scuola. E la scuola è quella che ha fatto i passi più grandi fino ad oggi, E io devo dire con orgoglio che la scuola italiana sul piano dell'inclusione ha lavorato molto e non ha nulla da invidiare alle altre scuole europee, ai sistemi scolastici europei. È una tra le prime al mondo ad aver creato comunque delle classi inclusive e quindi a non aver diversificato le classi come ancora in alcuni paesi accade. Quindi veramente la scuola è avanti. Oggi c'è anche un protocollo con il MIUR, con Special Olympics, sì, per seguire insieme i progetti. Ho visionato il vostro sito. Perfetto. E c'è un protocollo con un progetto particolare. Sì, verissimo, verissimo. Un progetto specifico proprio. È vero, proprio di inclusione. E anzi, voi perché avete in realtà pochissimi soggetti con disabilità mentale, però preparate i vostri alunni c'è una presenza, abbiamo preparare la squadra proprio per questo, perché non li avevamo. Se ci vogliamo spostare nel percorso di orientamento, questi ragazzi seguono anche la scuola professionale. Noi abbiamo svolto dentro ma lì sono tantissimi, proprio perché è un professionale, un avversario. Il vostro è un pochino più tecnico. Ci spostiamo in...
e dopo svariati passaggi ci stiamo avvicinando. Thank you.
volta, un'altra volta.